Gremlins, un nuovo videogioco horror. Questi gattini così carini oggi si trasformeranno in qualcosa di orripilante e fanno abbastanza paura, vero? Beh, direi che possiamo iniziare e scopriamo insieme questo gioco horror. Ci sarà da spaventarsi? Ci saranno dei jumpscare? Penso di sì. Welcome back to Mince Hints, everyone. I'm your host, Grant. And today, e questo chi è? Sprinkles the Cupcake, because we're having a party. C'è un party con il nostro gattino simpaticino e un cupcake. Ne ho mangiato uno al McDonald's. Non so se l'avete provato anche voi, ma c'è il nuovo pancake di Halloween al Mac. E io l'ho mangiato, era buonissimo. Che cosa sta succedendo qui? È una specie di video introduttivo. Se ne sta andando. Bravo, vai via, che noi vogliamo giocare con i gattini. Lì c'è un'altra coda. È quello rosa. Che cosa sta succedendo qui? Lo stai cercando? È sotto il tavolo. Ragazzi, scrivetelo anche voi nei commenti. Sotto il tavolo! Sotto al tavolo. Dietro di te, bravo, sì, è proprio behind you. Ditelo nei commenti tutti. Sotto il tavolo, sotto il tavolo. Quello è un cane? Sono un gatto e un cane. Si sta mangiando... Si sta mangiando il muffin. Non un pancake, un muffin. Non so se preferisco i pancake o i muffin. E voi fatemelo sapere nei commenti. Che cosa è successo? Questo se la ride e si è interrotto il video. Ma che te ridi, oh. Siamo dentro. Siamo ufficialmente nel gioco. Ok, c'è una casa. Un albero, delle nuvole. Voglio andare a giocare sopra. You're finally awake. I'm so happy to see you again. Sono così felice di vederti di nuovo. Speaking of which, you may be wondering how you got here. Dobbiamo entrare in casa, vero piccolo? Piccolo muffin, piccolo dolcetto. Lui si chiama Sprinkles perché sopra credo che abbia tutte quelle praline buone, zuccherose. Forse si chiama Sprinkles per quello. Il party è all'interno e sta per iniziare. Andiamo, dobbiamo seguirlo. Io volevo andare a giocare su quel copertone attaccato all'albero. Molto stile americano, bellissimo. Ok tesoro, noi ti seguiamo amore mio, ti seguiamo. Voi lasciate un po' di mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E lasciate dei cuori per il nostro piccolo maffettino. È un muffin, come si chiama questo tipo di dolce? Che io coi tipi di dolci sono veramente negata. Cioè incrocio tutti i nomi. Oddio, mi ha chiesto perché gli sto camminando sopra. Scusami amico, ma sei un tappeto. È ovvio che ti tappo sopra con i miei piedi, no? Quante altre volte vuoi farlo, mi ha chiesto. In effetti, poverino, la vita di un tappeto non è divertente. Ma, amico tappeto, sappi che la vita di un water è molto peggio. Ok, ha detto... Ha detto, vuoi che anch'io ti cammini sopra come stai camminando sopra di me? Perché mi fai questo? Mi sembra che il nostro amico dolcetto ci stia chiedendo scusa per il suo comportamento, perché è un po' troppo arrabbiato, in effetti. Che cosa dobbiamo fare, Sprinkles? Ok, dobbiamo andare a conoscere tutti gli invitati della festa di oggi. Andiamo, Sprinkles, leviamoci di qui. Anche perché io voglio avere qualche jumpscare oggi. Voglio spaventarmi un pochino. Fatemi sapere nei commenti se voi siete persone che di solito si spaventano a morte oppure no. Abbiamo Toasty! Che carino! Non mettermi dentro la vasca da bagno, ha detto qualcosa del genere. Ovvio che non posso mettertici perché prenderei la scossa, tesoro. No, no, non possiamo. Il frigo. Anche lui parla, secondo voi? Per ora no, non sta parlando. Le posate qua non parlano. C'è qualcun altro che parla? Questa che stanza è? È la stanza delle lavatrici, hanno gli occhi. It wasn't me, it was her, I swear. Che carino! Lei è la moglie? It wasn't me, it was him, I swear. Ok! Mi sa che sono tipo la lavatrice e l'asciugatrice. Chissà qual è il maschio e qual è la femmina. C'è da scoprirlo. E ora dobbiamo seguire il nostro dolcetto che è andato in tutt'altra stanza. Beh, noi siamo curiosi. Gironzoliamo per tutte le stanze. Però adesso dobbiamo andare nella giusta stanza per andare avanti anche nel gioco. Ma che cos'è questo? Un microfono?
Non capisco. Questa stanza è super rosa. È il suo trono, quello, mi sa. Apriamo la porta. Vediamo se riusciamo a scoprire qualcos'altro. Secondo me dobbiamo prendere il tostapane e metterlo dentro la vasca da bagno, anche se ci ha detto di non farlo. That's the sound someone makes when they're drowning. Glow, 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 glow. È il suono che fa quando qualcuno si fa il bagno dentro di lei. In effetti sì. E questa è la stanza da letto. How many? Perché c'è un coltello? I can't remember anymore. There were so many. I lost track. Ok, amico. No, non prometti niente di buono. Perché c'è un coltello in camera? C'è stato un omicidio? O forse ci sarà in futuro? Non lo voglio sapere. Oh mio Dio, usciamo dal bagno, usciamo dalla camera da letto, andiamo in sala. Questa è la sala principale. Yay! It looks like you met everyone. Sembra che tu abbia incontrato tutti. Adesso il party può iniziare. Sì, in effetti ho incontrato un bel po' di personaggi, ma non pensavo che gli ospiti della festa fossero gli oggetti della casa. Pensavo ci fossero dei veri ospiti. Vabbè, ragazzi, facciamo finta di niente. Che cosa hai detto, Sprinkles? Ok, Sprinkles, va bene. Faremo tutto quello che vuoi e tutto quello che dici. Secondo me c'è da stare attenti perché mi ha augurato buona fortuna. E quando dicono good luck nei giochi horror, ragazzi, lo sapete, c'è sempre da preoccuparsi. Ok, abbiamo la nostra torcia e abbiamo il nostro blocchetto. Bisogna trovare... Find hint prints, c'è scritto. Quindi dobbiamo trovare dei disegni. Dobbiamo andare in giro. Eccone uno. New showrunner. È l'immagine di un uomo con un punto di domanda. Non è che siamo noi, vero? Forse gli invitati nuovi della festa. Andiamo in bagno e vediamo se c'è qualcosa anche qua. Visto che c'è un mobile gigante. Oh, 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 attenzione. Mint! È il gatto. È il gattino. Forse è il gatto che dobbiamo incontrare. Non so. Ah! Che paura. Non so dove sia nascosto. Me la sono fatta addosso. Chainsaw. Hi. I'm sorry. I didn't mean to. Che carino. È una motosega, ma piange. Che cute. Ma perché c'è una motosega? Oh mio Dio. C'è qualcosa che io non sto capendo. Aiutatemi voi nei commenti, spiegate. Se state capendo più di me, a me serve sicuramente un aiuto. Adesso, yay, Sprinkles, abbiamo preso tutto. Grazie, ci ha detto amazing job, fantastico lavoro. Grazie Mint, scusa, Sprinkles, mi sto confondendo. Devo sedermi? Devo sedermi? Amazing job. Now it's time to put those hints together and figure out what they mean. Sit down in the solving seat. Posso sedermi? Ho il diritto di sedermi sul trono? Oh mio Dio. Oh, 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 no, 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 Mint, Chainsaw, new showrunner, un gatto che ci taglia con una motosega. Oppure il gatto che ci salva da una motosega. Oppure noi che salviamo un gatto da una motosega. Oppure noi che tagliamo con la motosega un gatto. Great job. That was so much fun. No, no, non è divertente. Ha detto so much fun, ha detto che è divertente. No, non è divertente, sono tutte scene e scenari orripilanti. Non voglio tagliare nessuno con una motosega e soprattutto non voglio essere tagliato da una motosega. Ok, adesso c'è la parte migliore. Ha detto no, ho detto troppo, questo non va bene. Questo non va per niente bene. Mi sa che hanno rapito Sprinkles e l'hanno portato via. Forse ha parlato un po' troppo. In effetti è un po' logorroico Sprinkles, eh? Che cosa c'è in terra? Sono le briciole di Sprinkles. Sta suonando un telefono. Non voglio sapere chi c'è dall'altra parte. Is someone there? Ehi, ciao, c'è qualcuno da quella parte, mi senti? Right now. There should be a door in the laundry room that leads to the way out, but it needs a key. Ok, forse mi vogliono dire come scappare da questa casa maledetta. Perché succederanno cose molto brutte e mi hanno detto dove devo andare a prendere la chiave. Ok, ok, lo facciamo. Ha detto prendi la chiave e vai subito via da lì. È una fox? Quindi è una volpe? Io pensavo fossero un gatto e un cane. Fox vuol dire volpe, c'è una volpe, ragazzi? Vabbè, dobbiamo scoprirlo assolutamente. Abbiamo questa luce
che ci dovrebbe rivelare un po' di cose qua in giro, vedete? Abbiamo preso la chiave. Ok, secondo me sta per succedere qualcosa. Non può essere che va tutto così liscio, no? O mi sbaglio? Non voglio neanche seguire le praline in terra degli zuccherini del nostro Sprinkles perché potrebbe essere morto. Possiamo andarcene? Non è che questo ora urla? Non ha urlato. Non ha parlato, strano, pensavo urlasse visto che li abbiamo camminato sopra. Ci sono un sacco di impronte su queste bare. Oh, ho capito. Ragazzi, quelle sono le bare delle persone che sono state fatte fuori prima di noi. Abbiamo la chiave, c'è scritto do not enter, non entrare. E noi siamo dentro. Non promette niente di buono. Quelle cose erano meduse, nuvole che piangono. Non mi dire che c'è un jumpscare, eh? Potrei urlare. Ok, andiamo avanti. Che cosa c'è qua? Cos'è quello, un quadro? Oddio! È spawnata una porta. Non sembra un posto sicuro. Io esploro, vediamo che cosa riesco a trovare, eh? Un'altra porta. No, fake. C'è una porta, forse c'è una porta. Dobbiamo usare la giusta luce e con la giusta luce si rivelano delle cose che prima non si vedevano. Aspettate che sento un rumore. Sento masticare. Chi è che mastica? O lecca. O assaggia. O uccide. Non lo so, non lo voglio nemmeno sapere. C'è qualcosa vicino a noi, eh? Forse dovrei usare la luce giusta. Eccolo! È la volpe? È la fox? O è un cane? Non lo so, raga, aiutatemi voi nei commenti, ditemelo. È un cane o è una volpe? C'era scritto fox prima, ma non so se si riferiva a questo. Mi sa che è saltato là sopra, là dietro. Si stava mangiando Sprinkles per farlo stare zitto e Sprinkles a quanto pare è morto. Scrivete nei commenti RIP Sprinkles, ragazzi. E lasciate dei cuori viola per lui. Dobbiamo sempre far spawnare queste porte perché a quanto pare sbattiamo la faccia contro qualcosa. E quando si sbatte la faccia e non riusciamo ad andare avanti, attiviamo la luce giusta. Vedete che questa luce rivela cose che senza la luce non si vedono effettivamente. E avete visto? Dobbiamo usare una luce o un'altra... Ah! Luce! Sono morta? È un fantasma! È una volpe allora, non è un gatto! Vedete che se accendiamo una luce lo vediamo, se accendiamo l'altra luce sparisce nel nulla. Ah, mio Dio! Siamo morti, credo. Vabbè, almeno ci siamo visti il jumpscare, ne è valsa la pena, però... Qui bisogna cercare di salvarci, di scappare, mica di morire. Ci sono anche degli strani e inquietanti quadri con degli occhi, non lo so. Attivo la luce, attivo l'altra luce, ce n'è un altro, questo è quell'altro. Sono uno rosa e uno azzurro. Ma sono gatti o sono volpi? Non ci capisco più nulla. Io ero convintissima fossero un gatto e un cane, invece a quanto pare sono due volpi forse. Una volpe rosa e una volpe azzurro verdognola. Ok, altra porta. È un escape. Dobbiamo fuggire senza farci prendere. Oddio, vicinissima! È vicinissima! È un centimetro da noi! Abbiamo avuto anche il jumpscare di quella rosa. Perfetto, entrambi li abbiamo avuti. Ma dobbiamo andare un po' più veloce, credo. Perché io non so se ho vite infinite in questo gioco. Perché è la prima volta che lo faccio. Quindi non so se posso rinascere all'infinito. O se a un certo punto decedo per sempre e devo riniziare da capo. Speriamo di no. Ok. Siamo quasi fuori? Non lo so, perché questo posto è un labirinto. È veramente un labirinto. Esci da questa porta. Aprine un'altra e vai avanti. E apri un'altra porta. E apri un'altra porta ancora. Siamo vicini. Ah, ci prende. No. È una tragedia, ragazzi. Ma noi ci riproviamo. Ovviamente col cavolo che ci arrendiamo. Questo scodinzo la ci guarda. Oddio, sono vicinissimi entrambi. Sono vicinissimi entrambi. Che poi non so neanche se sto andando dal lato giusto. Se sto effettivamente tornando indietro. Se sto andando avanti. Se sto scegliendo le porte corrette. No, sto scegliendo le porte sbagliate. Sto scegliendo le porte sbagliate, me lo sento. Perché sono un po' troppo vicini alle mie calcagna, come si suol dire. Questo è un ascensore? Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta? Oddio, vicinissimo. Ok. Sembrerebbe che siamo scesi. Non possono scendere così veloce loro. È impossibile che siano già qua. O attraversano i muri, sono veramente dei fantasmi. O forse ci siamo liberati per un attimo di questi due che...
Boh, a quanto pare sono veramente volpi. Ok. Preferivo fossero gatti, perché le volpi sono ancora più cattive, sia dei cani che dei gatti. Io amo i cani, amo i gatti e amo anche le volpi, ma le volpi sono un po' furbettine. Cos'è, una scala, chiocciola? Sembra che stiamo scendendo verso il basso. È una scala. È una scala che porta sempre più giù, ma noi non dovevamo uscire da questa casa. Cioè, invece che uscire, a me mi sembra di essere andata ancora più in profondità. Forse ce l'abbiamo fatta. È la porta, è l'uscita, questo è il bottone. Possiamo andare via? Bottone rosa? Bottone azzurro? Apri. E quello che roba è? Lo sapevo, col cavolo che siamo scappati e siamo riusciti ad andare via da questo posto infernale. Deve uscire il secondo capitolo. C'è scritto capitolo 2, incoming. E quindi dovremo affrontare forse altre volpi e altri mostri allucinanti. Beh, fatemi sapere se questo capitolo vi è piaciuto. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e ciao!